E quindi l'OMAG MT San Giovanni Marignano espugna il Palascoppa. Tra le tante giovani fortissime abbiamo Maria Adelaide Babatunde, una bella vittoria, una vittoria di gruppo con una Perovic in più. È vero, quest'oggi abbiamo dimostrato che il lavoro di gruppo e il lavoro di squadra porta grandi risultati. Per noi era molto importante questa partita, dovevamo fare 3 punti e vincere per il proseguo del campionato e soprattutto poi della Coppa Italia. E noi, siccome è una ragazza anche di spirito, volevamo augurare buon Natale a tutti i tifosi. Possiamo mettere il cappellino da San Giovanni Marignano, scusa, e possiamo fare gli auguri a tutti gli amanti della volley? Certo, tanti auguri di buon Natale, di buone feste a tutti gli amanti della pallavolo. E soprattutto siete una squadra coesa, perché con la Turco, con tutte le altre, vi sorridevate e vi capivate. È vero, abbiamo trovato questa intesa tra di noi, ci stiamo trovando molto bene, partita dopo partita tende a crescere. E allora buon Natale e buona volley. Grazie anche a voi, buona serata. Forse coach Chiappini nella letterina Babbo Natale aveva chiesto una vittoria, però un Soverato che forse è stato leggermente discontinuo, ma in alcuni momenti veramente bello. Allora, diciamo che abbiamo subito molto la loro battuta, la continuità della loro battuta, ecco, perché noi abbiamo ricevuto decisamente con percentuali molto basse che di solito non ci appartengono. Merito probabilmente di San Giovanni, perché loro hanno veramente battuto benissimo e con continuità, e questo gli ha reso la vita facile nelle situazioni di muro difesa. Noi abbiamo, secondo me, quando abbiamo potuto, abbiamo espresso buon gioco soprattutto nel muro difesa. Poi ci è mancato qualcosina in attacco, forse perché ho visto le percentuali sono basse, però il merito del nostro deficit in attacco probabilmente va all'avversario. Finisce il girone di andata, avrebbe messo la firma per questo punteggio e questa posizione? Direi proprio di sì, no? Una squadra giovane, tutta da amalgamare, insomma direi che sono molto soddisfatto del girone d'andata. E comunque a questo punto si fanno progetti per il futuro, cosa succederà nell'anno nuovo? Questa è una bella domanda. Allora, dobbiamo cambiare alcune situazioni per quello che riguarda i nostri sistemi di gioco, perché l'avversario si sta abituando al nostro modo di giocare, e poi vediamo. Io mi aspetto, come avevo detto, mi sembra un tuo collega, che il girone di ritorno sarà un po' più complicato, ma conto di fare bene perché le ragazze stanno lavorando bene. Quindi, insomma. E allora auguri di buon Natale a un coach che sta portando una bella pallavolo e tanta serenità all'ambiente soveratese. Grazie mille, buon Natale a tutti. Grazie. Con Federica Ferrari, obiettivamente metterci la faccia dopo una sconfitta, e sembra che con Federica lo facciamo varie volte, non è bello, però una giocatrice come lei, che ha fatto anche una bella prestazione, ci può dire un Natale un po' amaro, ma un Soverato al 6° posto forse è già un risultato positivo. Dispiace, perché comunque ci abbiamo lavorato tutta la settimana, ci credevamo, hanno giocato meglio di noi, soprattutto a muro difesa, hanno toccato tanti palloni, ha ricevuto meglio, è andata così. I tifosi però vi sono vicini, ora arriva Natale, si ricaricano le batterie e poi si riparte, voi avete la capacità di ripartire. Sì, adesso si pensa alla prossima partita con Messina, è tosta pure quella, ma speriamo di arrivare in forma e con la testa giusta. E anche se un po' arrabbiata, noi ci permettiamo di farle gli auguri di Natale, il cappellino lo vogliamo mettere anche per i tifosi, perché comincia il Natale e questo è quello che ci piace alle ragazze del Soverato, tanta grinta in campo, magari arrabbiature, però poi sempre, soprattutto sono bravissime. Allora, auguri ai tifosi. Tanti auguri, buon Natale. Coach Barbolini, una vittoria importante che l'ha vista anche trascinare le sue ragazze, perché il via quando si facevano i capannelli dopo i time out lo dava il coach, però una vittoria meritata alla fine. Ma sì, sul fatto del dare il via alla nostra squadra, insomma, noi siamo fondamentalmente un gruppo molto unito, ci stiamo bene, quindi ci prendiamo in giro quando è il momento, ma cerchiamo anche di unirci e di stimolarci a vicenda. Loro con me sono le prime durante la settimana, io cerco di, visto che non posso giocare, di restituire quello che posso in partita. Sì, è stata una bella partita, sapevamo che sarebbe stata comunque una partita difficile, perché Soverato è una buona squadra che fa anche delle cose strane che mettono in difficoltà un po' la gente. Siamo stati bravi, l'abbiamo preparata abbastanza bene, era importante sia per la classifica per la Coppa Italia sia in generale per noi, perché vogliamo continuare a cercare di crescere e migliorare, perché le nostre giovani devono capire
quanta fatica si può fare a giocare a pallavolo e soprattutto la fatica che bisogna fare per portare a casa sempre dei punti. E comunque un gruppo coeso, un gruppo forte, una Nicoletta Perovic che forse è una spanna sopra gli altri. Sì, Nicoletta è fantastica, nel senso che lei comunque ha una grande esperienza ed è la più esperta, diciamo così, del gruppo. Però durante la settimana sembra una coetanea delle altre, si diverte, mette a disposizione un po' la sua esperienza anche di atleta, quindi anche fuori dalla palestra, non solo nel suo modo di giocare, quindi è un valore aggiunto sicuro per noi, oltre che essere sicuramente per questa categoria un bel lusso.